Poracci, prima di tutto una cosa importantissima. Nel video vi mostrerò una collectors spettacolare di Andro Dunos 2 per Switch e se volete farvi un bel regalo di Natale, beh, potete andare sul sito di Pixel Art e inserire il codice POROMVS al checkout per ricevere uno sconto del 10% su una copia di Andro Dunos 2. E avete tempo fino al 31 dicembre. Un grazie gigantesco ai ragazzi di Pixel Art per avermi inviato una copia del gioco e per il codice personalizzato da condividere con voi. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai spendere un euro. È di nuovo quel periodo dell'anno, quello dove, come al solito, butto i miei soldi sul retro gaming di dubbia utilità, ma dove non mi sento in colpa perché mi illudo si tratti di un auto regalo di Natale. Quindi quello di oggi sarà un video ricchissimo di scuse, giustificazioni e amore per i giochi vecchi. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poro Verso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, unboxiamo! Comunque, ridendo e scherzando, siamo arrivati praticamente ai 30.000 iscritti sul canale, quindi per favore, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi per aiutarmi a raggiungere questo importantissimo traguardo prima della fine dell'anno. Dai, che ce la facciamo! Bene, però ora direi di partire dall'unico titolo che in realtà è retro gaming, ma solo a metà, la Collector's Edition di Andro Dunos 2 per Nintendo Switch. Questa è un'edizione veramente particolare, infatti si tratta di un gioco uscito nel 2022, Andro Dunos 2, che è il seguito diretto di un titolo pubblicato nel 1992 su piattaforme SNK, ovvero il Neo Geo MVS, i sistemi arcade, e il Neo Geo AES, la home console. Per omaggiare l'importante eredità che questo shooter bidimensionale si porta appresso, i ragazzi di Pixel Art hanno ben pensato di replicare in tutto e per tutto una confezione di una cassettona Neo Geo MVS. È probabile che molti di voi non abbiano mai visto un supporto del genere, visto che si tratta di collezionismo videoludico estremamente costoso e di nicchia. Quindi dai, scopriamo insieme questa edizione. Si tratta di una di quelle collectors che quasi dispiace aprirle, tanto sono ben fatte. Già togliere l'adesivo intorno agli imballi protettivi è un po' un crimine. Il primo tocco di classe è la presenza di una simil spine card o hobby strip intorno alla confezione esterna. Tutti i prodotti venduti in Giappone solitamente ne presentano una e si tratta di un inserto esterno che svolge la funzione di dare alcune importanti informazioni sulla produzione ed è uno degli elementi più ricercati dai collezionisti di giochi Jap. Qui è usato in modo intelligente per informare sul contenuto della collection. La scatola è quella classica di cartone marrone dei giochi Neo Geo MVS. Trattandosi di cartucce destinate ai cabinati arcade, la scatola esterna non era pensata per attirare l'attenzione dei clienti nei negozi e a spiccare è solo l'etichetta grigiastra che indica il titolo del gioco. Qui però è stato aggiunto uno sticker olografico che indica il numero di tiratura dell'edizione. Questa è la 155esima copia su 1000. Togliamo la strip senza fare danni e per quanto possibile cerchiamo di non lasciare i segni togliendo il sigillo adesivo. Subito veniamo accolti dalle iconiche bolle protettive rosa che a loro volta sono circondate da un'ulteriore strip cartacea che riporta i comandi di gioco. Trattandosi di un full kit MVS al 100%, questi due dettagli erano fondamentali da riproporre. Le bolle protettive nascondono al loro interno una riproduzione di una cartuccia MVS aperta da un lato che al suo interno nasconde la colonna sonora su CD di Andro Dunos 2 e il gioco in edizione Switch. Si tratta di una versione PAL multilingua che almeno esternamente non presenta l'italiano. Al suo interno abbiamo solo la cartuccia di gioco e un bel artwork, ma non preoccupatevi perché di inserti cartacei ne abbiamo a bizzeffe. Il certificato di autenticità è una flexata assurda e ci sono poi altri due inserti, uno che presenta l'elenco dei comandi e il secondo è un finto manuale di istruzioni per i controlli dell'arcade. Tra bustine protettive, materiali utilizzati e chicche nostalgiche come il logo simil Neo Geo, la qualità è veramente assurda e tutto sommato proposta a un prezzo abbastanza abbordabile, un'ottantina di euro. Certo, è un prodotto di nicchia, ma se siete dei collezionisti Switch, io un pensierino sopra ce lo farei e poi a quanto pare Andro Dunos 2 è un signor shoot 'em up, non vedo l'ora di provarlo. Vi ricordo che utilizzando il codice sconto POROMVS al checkout avrete diritto al 10% di sconto
sconto. Spero vi possa tornare utile. Potete usare questo codice fino al 31 dicembre. Andando avanti, direi di passare alla Wii e inizierei da un titolo che già vi ho mostrato negli shorts qualche giorno fa e si tratta di Link's Crossbow Training, completo di tutto, anche dello zapper che arrivava in una scatola dedicata. Ecco, questo è uno spin-off dalla storia particolarissima. Inizialmente partito come un seguito di Twilight Princess, il progetto di Link's Crossbow Training ha subito numerosi cambi di direzione durante la sua gestazione, soprattutto a causa di uno Shigeru Miyamoto che a tratti sembrava proprio non credere nella buona riuscita del titolo. Alla fine il gioco ha assunto la forma di un software dimostrativo delle capacità della Wii Zapper, una sorta di training mode per questa periferica che era un po' l'anello di congiunzione tra la Wii e il mondo dei rail shooter. La confezione è in ottimo stato e presenta l'azzurrino indimenticabile di tutta la linea di accessori Wii e, trattandosi di una versione pensata per il suolo europeo, presenta scritte in tutte le lingue principali del nostro continente. L'Italia, come al solito, è in fondo alla lista. Dentro abbiamo il supporto di cartone in ottime condizioni, e non è scontato trovarlo, la zapper, un manuale di istruzioni e la custodia del gioco Triangolo Blu, che ci conferma che questa è l'edizione distribuita in Italia. Dentro abbiamo tutti gli inserti del caso, tra cui anche i punti VIP ancora da grattare, una cosa al giorno d'oggi senza alcun valore, ma un aspetto a cui tanti collezionisti danno un'importanza, secondo me, esagerata. Menzione d'onore per il manuale bello cicciotto e coloratissimo, nonostante poi si tratti di poco più di una demo dimostrativa. Purtroppo non posso farci niente, quando vedo un manuale del genere mi viene una nostalgia assurda. C'è anche un manuale proprio della Zapper che nello short ho definito abbastanza inutile, invece vi dirò. Incastrare alla perfezione il nunchuck e il Wiimote non è proprio banale, però dai, qualche incastro, un po' di arrotolamenti e già mi sento più al sicuro con la mia personalissima arma di plastica per la difesa personale. Questo comunque non è l'unico gioco che fu messo in bundle con la Wii Zapper e su Wii ci furono numerosi rail shooter decisamente riusciti e a volte basati su IP parecchio famose. Sarebbe interessante fare una bella retrospettiva su questi titoli, non trovate? E a proposito di retrospettive, da un po' di tempo che mi frulla in testa l'idea di fare un mini documentario sul complicato rapporto tra Nintendo e remake e remaster. Ed è per questo che tra le tante cose ho iniziato a recuperare i titoli appartenenti alla linea uscita su Wii dei New Play Control. Solitamente rabbrividisco di fronte a riedizioni tipo le Platinum e le Player's Choice, ma con questa serie su Wii è tutta un'altra storia. Vista la netta linea di continuità che c'era tra Wii e GameCube, i primi modelli di Wii infatti erano al 100% retrocompatibili col cubetto, Nintendo ebbe l'interessante idea di riproporre alcuni titoli del GameCube su Wii adattandone il sistema di controllo alle potenzialità del Wii. Per ora ho recuperato Pikmin 2, che tra l'altro è tra i più ricercati della piccola selezione di titoli rimasterizzati. I due Pikmin guadagnano particolarmente dal sistema di puntamento del Wiimote, ma a parte questo non aspettatevi chissà quali novità rispetto alla versione originale. Se non altro, il prezzo su Wii è decisamente più basso oggi rispetto al GameCube. Questa copia che ho recuperato è in condizioni eccellenti, ovviamente palita. Al suo interno, oltre al foglietto illustrativo e al catalogo Wii, abbiamo anche il manuale ricchissimo e coloratissimo per un'altra imponente botta di nostalgia. Poi dai, sveliamo questo mistero di cui vi ho parlato nello shorts di oggi. Che differenza c'è tra le due versioni delle copertine dei New Play Control? Si tratta di una ristampa? In realtà no, i titoli New Play Control non sono mai stati ristampati. Ne esiste solo una versione che però presenta una copertina reversibile. Potete scegliere se mettere in mostra l'artwork nella sua interezza oppure se dare risalto alla cornice gigantesca della serie New Play Control. E dai, diciamocelo apertamente, una delle due proprio non si può vedere. E passiamo al GBA con un acquisto che ho fatto addirittura prima della Games Week, un omaggio a Donkey Kong. E mentre tutti aspettano un ritorno di Donkey Kong nella scena dei platform in 2D, io ho recuperato con qualche anno di ritardo Donkey Kong Country 2 su Game Boy Advance. Visto che si parlava di porting remaster, non so se ve lo ricordate, ma il GBA fu utilizzato da Nintendo molto spesso come una sorta di Super Nintendo 2.0, un po' come accade oggi tra Wii U e Wii. Io ho un vero pallino per la serie Country, ho tutti e tre gli originali per SNES e piano piano vorrei recuperare tutti i DK portatili. Qui la situazione è diversa rispetto alla serie Land per Game Boy, visto che si tratta a tutti gli effetti di porting, indicati però come remake, della trilogia Super Nintendo. Il gioco è sostanzialmente lo stesso, se non per numerose micro differenze e l'aggiunta di alcuni minigiochi e contenuti bonus. La scatola qui è in buone condizioni, ha qualche segno dettato dal passato
passare del tempo, ma non ci sono strappi né pieghe che ne deformano eccessivamente la forma. All'interno, oltre alla cartuccia e al portacartuccia in cartone, c'è anche il manuale di istruzioni multilingua che comprende l'italiano, questa volta in bianco e nero. Poi c'è il manuale avvertenze e precauzioni e anche i punti VIP non grattati, che però credo, anzi sono sicuro, siano stati presi da un altro titolo. Comunque, in questo inserto è bellissima sia la pubblicità del Game Boy Player, sia il mini poster dei remake di prima generazione Pokémon. Quello sì che era un bel periodo, eh? E per concludere abbiamo un trittico fenomenale. Tre titoloni per GameCube. E partiamo dal primo, ovvero Star Wars Rebel Strike. Se Rogue Leader aveva rappresentato un ottimo biglietto di presentazione per le capacità tecniche del GameCube, perché all'epoca la sua grafica era semplicemente fenomenale, i ragazzi di Factor 5 alzarono di brutto la posta in gioco con il suo seguito, Rebel Strike. Il gioco ripercorre nuovamente le battaglie della trilogia originale dal punto di vista del Rogue Squadron, ma questa volta veniva aggiunta la possibilità di comandare diversi veicoli e c'erano anche delle sezioni a piedi. Fenomenale poi la possibilità di ripercorrere quasi tutta la campagna del prequel nella sua interezza, tranne che per due missioni, in modalità cooperativa. Il titolo però risultava estremamente ambizioso e spingeva al limite l'hardware del GameCube. Lo split screen, mi ricordo, era traviato da dei cali di framerate assurdi e le sezioni a piedi non erano graziate da un gameplay fenomenale, diciamo così. Però rimane comunque un titolo molto importante nella libreria GC, anche se affettivamente rimango molto più legato a Rogue Leader. Questa è la versione PAL ITA, anche se purtroppo l'umidità ha reso un po' ondulata la copertina esterna. Sul retro, oltre a ricordarci che è possibile giocare la campagna di Rogue Leader in cooperativa, viene anche segnalata la compatibilità col GBA. Sapete che non ricorda assolutamente come interagivano le due console su questo titolo? All'interno c'è il mini disco e anche il manuale di istruzioni, entrambi in ottime condizioni. E proseguiamo con un'altra esclusiva. Mi riferisco a Beach Spikers Virtua Beach Volley. Wow! Quando Sega abbandonò il Dreamcast, supportò con decisione la nuova console Nintendo e all'epoca l'azienda era ancora conosciuta per la sua serie di sportivi arcade appartenenti alla linea Virtua. E quindi questo Beach Spikers effettuò il salto dalla sala giochi alle home console solo su Nintendo GameCube. Beach Spikers è uno di quei titoli che non ho mai avuto il piacere di provare, ma di cui mi è rimasto sempre il pallino. È considerato da molti come una vera hidden gem sottovalutatissima, particolarmente divertente in multiplayer. Questa versione non è Triangolo Blu, perché il PAL ITA non esiste. L'unica a presentare le scritte in italiano è questa, che condivide lo spazio anche con la lingua spagnola e portoghese, di cui è disponibile anche un quick start per qualche strano motivo. E ora a letto i bambini, beccatevi sta sexy scontornata che probabilmente è fatta peggio delle mie copertine per i video. Al suo interno il manuale è in bianco e nero, ma è gigantesco, anche perché è scritto in più lingue. E poi non c'è niente di particolare da segnalare sul mini disco. E chiudiamo con un'esclusiva, sempre GameCube, ma solo temporale, ovvero il primo mitico, leggendario Beautiful Joe. L'opera prima di quella divisione di Capcom, conosciuta come Clover Studio, che poi avrebbe sfornato altri capolavori come Okami e God End, e dalle cui ceneri nacque Platinum Games. Ed in effetti, in questo picchiaduro bidimensionale, si vede tutto il tecnicismo e la maestria di Hideki Kamiya, che poi lo avrebbero reso una delle figure più importanti di questo settore. Stilisticamente sono tanti i punti di contatto con Wonderful 101, ma Beautiful Joe per me al giorno d'oggi rimane imbattibile, sia a livello estetico che di gameplay. La mia versione è di nuovo Triangolo Viola, perché oltre all'italiano contiene anche lo spagnolo. Vi svelo però una cosa che forse non tutti sanno. Per qualche strano motivo, la versione europea di Beautiful Joe fu commercializzata in due varianti, una con una copertina gialla, quella che ho io, e una con la copertina rosa. Che cambia tra le due? Assolutamente niente, proprio come riportato sul retro del box. Diciamo che si tratta solo di una cosa pensata per far impazzire i collezionisti. Secondo voi ha senso recuperare entrambe le varianti? Dentro abbiamo il manuale in ottime condizioni e il mini disco che trasuda stile anche nella sua semplicità. Io adoro questo gioco, non posso farci nulla. Bene poracci, questo era tutto per oggi, spero che questo ritorno al collezionismo e questo ritorno al passato vi sia piaciuto. Vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate dei miei retro acquisti e soprattutto se anche voi vi siete fatti dei regali di Natale. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Voi mi raccomando, nel frattempo fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate durissimo! Io
Sono il Poro Pixel, Michele Retro, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Morta? No.